salite da incubo. Biking, Winter Experience. In compagnia di Patrick Martini abbiamo scalato le vette più leggendarie del ciclismo, conosciuto ospiti di importanza internazionale, scoperto alcuni dei migliori percorsi cicloturistici d'Italia, mossi sempre e solamente da una grande passione, quella per la bicicletta. Ma togliamoci per un attimo la divisa tecnica. Ogni tanto, perché no, è giusto anche rifiatare. Nessuna salita da incubo e nemmeno grandi mete cicloturistiche. Oggi ci prendiamo un po' di tempo per festeggiare e celebrare il grande ciclismo. E per farlo Patrick ci porta alla terza edizione della Serata di Grande Ciclismo, evento organizzato da Fisioradi Medical Center e K Virginia Country House and Wellness. L'occasione per premiare gli atleti professionisti italiani che maggiormente si sono contraddistinti nell'ultima stagione agonistica. Siamo giunti nel cuore della Romagna per raccontarvi questa terza edizione di questa serata dedicata al grande ciclismo. Lo vedete, tantissima gente, aneddoti, storie e personaggi che ci faranno addentrare in questo magico mondo della bicicletta. Simone Velasco, campione italiano, in carica questa magia, no? Di vestire la maglia tricolore. Vestire la maglia tricolore è sempre un'emozione e è anche una grande motivazione per dare sempre il massimo. Queste zone tu le conosci bene, Marche, Romagna, l'ideale, no? Per allenarsi. Sì, ormai io sono 3 anni che risiedo qua in zona San Marino, quindi sono la nostra palestra, diciamo, invernale per poi preparare la stagione Ventura. Quindi tempo di celebrare il grande ciclismo, però tempo anche di riscatto, perché il 2021 è andato in archivio, campione del mondo, ma siamo alle porte di un anno importantissimo per te. Sì, innanzitutto ringrazio per l'invito a questa bellissima serata, c'è l'occasione di rincontrarsi con anche colleghi che vediamo in strada. Direi che l'anno prossimo è un anno molto importante per me, spero di trovare un po' di tranquillità, serenità. Se riesco a avere appunto serenità, riuscirò a raccogliere molto di più di quello che ho fatto in questi 2 anni. Tu di grande ciclismo te ne intendi, campione italiano 2022, hai vinto il Giro di Slovenia quest'anno, perché siamo ancora nel 2023, e una bellissima tappa a Val di Zoldo, al Giro d'Italia, che ti ha consacrato. È tempo anche di appunto concedersi qualche ora piacevole in queste serate. Ma sì, dai, sicuramente quest'anno è stata una bella stagione, ho avuto delle belle soddisfazioni e dai, l'anno scorso ero presente a questa festa, speriamo porti fortuna anche per il prossimo anno. Il mutamento nel ciclismo femminile è sotto gli occhi di tutti, avete fatto passi da gigante soprattutto a livello mediatico, era ora. Sì, assolutamente, abbiamo fatto un grandissimo passo avanti e ne sono orgogliosa di poterlo dire. Ho potuto vedere il percorso di crescita che il ciclismo femminile ha fatto in questi ultimi anni ed è stato impressionante come nell'arco di 6-7 anni tutto è migliorato. Cosa vi accomuna e quale, da dove è nata l'idea appunto di dare forma a una serata di questo tipo? Siete due realtà diverse, cos'è che ha scaturito appunto quest'idea? Ma direi che tutti i progetti nascono sicuramente da quella che è la passione, poi nel momento in cui più persone animate dalla stessa passione si mettono insieme, allora poi scocca la scintilla in qualche maniera, no? Proprio in questi termini, con queste parole, è partita: perché non organizziamo una bella serata e la facciamo tutti insieme? Tanti appassionati, un mondo che sta crescendo soprattutto sul cicloturismo, e cosa dire, viviamo in un territorio dove possiamo pedalare dal mare alla collina alla montagna e ti ho visto anche ultimamente pedalare sulle nostre montagne, quindi questo per noi è veramente una cosa bellissima. Se Simone Velasco non fosse stato un atleta professionista, cosa sarebbe oggi? Ma io ho fatto un po' di tutto durante la mia breve vita finora e ho fatto fino all'istruttore di windsurf, quindi è un grande punto interrogativo e intanto ci godiamo questa meravigliosa professione che è il ciclismo.
Oggi qual è la cosa più bella del ciclismo per Filippo Baroncini? È uno sport che vedi tantissime cose, quindi scopri tante culture, vedi posti bellissimi, sembra quasi di non lavorare. Cos'è per Filippo Zana il ciclismo? Il mio sport, il mio lavoro, ma è la passione ed è il divertimento ed è penso per questo che da quando avevo 6 anni che faccio questo sport e lo sto facendo ancora, mi diverto. Che cos'è per te il ciclismo? Sono cresciuta col ciclismo perché ho iniziato 5 anni. Ad oggi possiamo dire che è il nostro lavoro al 100%, siamo arrivati dove era necessario arrivare e è bello poter dire che il mio lavoro è essere una ciclista. Siamo stati di parole, questa serata è stata veramente magnifica, siamo certi che vi siete divertiti gustandovi pillole e aneddoti di vero ciclismo. Il nostro appuntamento naturalmente per il prossimo episodio di InCycle.